Innanzitutto la risposta che abbiamo dato alla crisi, oltre 4.400 accordi con le imprese, i sindacati, i lavoratori, 520 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga, abbiamo evitato oltre 40.000 licenziamenti, il sostegno al credito alle imprese. Credo stiamo facendo insieme forze sociali, economiche e regione un lavoro di grande qualità per consentire che l'economia della nostra regione non subisca colpi di riduzione a cui non potremmo avere poi risposte positive, non ridurre la base produttiva. Poi il welfare, intervento a sostegno dei comuni per i servizi sociali, la non autosufficienza, l'assistenza domiciliare, cioè la necessità e la possibilità in questa regione di dare una risposta a persone e famiglie rispetto ai bisogni e alle difficoltà che hanno. Questo in un anno così difficile credo sia un risultato di grande significato. Infine, l'ambiente, il governo del territorio, la qualità del territorio, la riqualificazione urbana, il risparmio energetico, perché questo dà futuro insieme all'innovazione e alla ricerca. Questi sono i punti cardini di un anno difficile, ma in cui credo abbiamo dato una dimostrazione seria di come si può rispondere a una crisi. 2010 per noi significa affrontare con ulteriori risorse la strategia che già abbiamo impostato. Tutelare il lavoro, i lavoratori, sostenere le imprese nello sforzo di innovazione e di ricerca e realizzare politiche di trasformazione ecologica dell'economia per quello che riguarda l'energia, l'uso dell'acqua, il risparmio energetico, per quello che riguarda la qualità della vita delle persone, che è fatta di servizi, ma anche di qualità dell'aria, ma anche di qualità ambientale. Su questo investiremo notevoli risorse nel prossimo anno.